Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Ara e benvenuti ad una nuova recensione. Vai con la sigla. Ed eccoci qua ragazzi, oggi abbiamo tra noi un action figure del 2013 per la linea Star Wars The Black Series, prodotta dalla Hasbro. Abbiamo Darth Maul, la numero 2, direttamente dal film Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma. La confezione, vedete, è molto figa, è tutta nera, lì c'è un'immagine di Darth Maul molto molto bella, vedete. C'è questa finestra che mostra tutta la figure con quella linea arancione che spezza un po' col nero e direi che ci sta davvero a pennello. Vediamo ora il retro del box, vedete, sempre molto stiloso, lì ci sono delle frasi, è una sola frase però in varie lingue, ve la zoom, mettete in pausa se volete leggerla. Scendendo invece c'è una bellissima immagine in negativo, in stile anche cartunoso diciamo, di una scena del film che sarebbe il combattimento tra Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi e lo stesso Darth Maul, davvero molto ma molto figo. Beh ragazzi, direi che è arrivato il momento di unboxare il nostro Darth Maul. Ed eccoci qua con il nostro apprendista Sith fuori dalla confezione, come vedete accompagnato da un po' di accessori, e ci focalizzeremo prima su questi, come sempre. Come primo accessorio abbiamo questa testa di ricambio, vedete, molto ma molto ben realizzata in tutti i particolari, rispecchia alla perfezione il viso del personaggio nel film, davvero molto ma molto bene. Poi vi farò vedere come si monta. Come secondo accessorio abbiamo questo binocolo super tecnologico, davvero molto ma molto ben realizzato in tutti i particolari, vedete il painting qui di questo effetto di metallo diciamo invecchiato, vedete le lenti nere, davvero molto ma molto bene su questo accessorio. Come ultimi accessori abbiamo le due lightsaber, ovvero spade laser, che comunque non sono due perché si dovrebbero montare e formare la sua arma caratteristica, che è questa lightsaber doppia, davvero incredibile. Ragazzi, questo personaggio a livello visivo è davvero fantastico in tutti i suoi particolari. Comunque vediamo un po' nel dettaglio la lightsaber. Davvero splendidamente realizzata in tutti i particolari, non hanno perso nemmeno un colpo ragazzi, è tutto perfetto. Ovviamente si possono rimuovere le lame e questa è la lightsaber spenta. Questo piccolo diciamo perno serve per attaccare la lightsaber alla cintura. Ebbene sì, hanno pensato davvero a tutto. E dopo aver visto gli accessori, come al solito ci focalizziamo sulla figure vera e propria. 3, 2, 1, zoom sul volto. Ragazzi, questo viso è davvero impressionante, è realizzato davvero molto ma molto bene. Incredibile i dettagli, gli occhi fiammeggianti sono spettacolari. Questo viso è incorporato con il cappuccio, che poi è tutt'uno con la tunica che scende su tutto il corpo. Ora andremo a vederlo nei dettagli. Scendiamo sul busto, come vedete la tunica è di un materiale di gomma morbida, diciamo plastica molto morbida, e non limita quasi per niente le articolazioni, solo un po' alle braccia. Comunque dopo vedremo meglio le articolazioni. Vedete qui c'è la cintura che è più lucida, tutte le pieghe del tessuto davvero ben realizzate, il painting è comunque un nero piatto, tranne appunto la differenza tra parti lucide e opache. Vedete qui il tocco di classe sul diciamo il gonnellino, a parte che è di un materiale morbido identico a quello della tunica, ma vedete qui c'è la stoffa sotto, davvero incredibile, spettacolare, io adoro quando fanno queste cose. Qui sulla cintura vedete c'è il buco per permettere di mettere la spada laser. I pantaloni sono anch'essi molto ben realizzati, gli stivali come vedete sono lucidi e c'è qualche dettaglio davvero molto ma molto ben realizzato. Vediamo ora come si presenta da dietro questa tunica, davvero molto ma molto figa ragazzi, è realizzata splendidamente. Ora ragazzi, per focalizzarsi sulle articolazioni andiamo a rimuovere la tunica, vedete basta staccare la testa senza nessuna forza e si riesce a rimuovere decisamente facilmente il tutto, e poi si monta la testa di ricambio ed ecco qui il nostro Darth Maul pronto per il combattimento. Comunque i dettagli li abbiamo più o meno già visti prima, non c'è altro da vedere se non il retro senza la tunica, davvero molto ma molto ben realizzato. I guanti comunque sono anch'essi lucidi, forse mi sono scordato di dirlo prima. Comunque ora si riesce a vedere meglio la trama del tessuto della casacca, diciamo davvero splendidamente realizzata anch'essa.
anche qui sul retro, comunque sotto la parte in gomma è presente altra stoffa, davvero una figata, ragazzi. E veniamo ora alle articolazioni. La testa è su sfera, può guardare pochissimo verso l'alto, comunque un po' ci riesce, verso il basso davvero zero, può ruotare a destra e a sinistra, può muoversi davvero molto poco lateralmente. L'apertura delle braccia a questo raggio a 90 gradi, c'è una singola articolazione al gomito che comunque anch'essa è più o meno a 90 gradi, rotazione al polso. Alla vita abbiamo questa articolazione a sfera molto ma molto buona, vedete che movimento riesce a fare e ovviamente riesce a ruotare. Alle gambe abbiamo questa articolazione che permette questo tipo di apertura, movimento in avanti davvero molto buono, indietro anche abbastanza bene, rotazione qui alla coscia, diciamo, doppia articolazione al ginocchio, molto efficace e nemmeno troppo brutta da vedere. Poi abbiamo rotazione al piede, nonché piegamento e questa rotazione laterale del piede, davvero molto ma molto ben articolato, può assumere davvero molte pose fighe questa action figure. Ed eccola qui in una delle tante pose dinamiche che può assumere. L'altezza della figure è di 15 cm e mezzo circa. Il prezzo si aggira intorno ai 30 euro, quindi è un tantino costosa, però comunque secondo me vale tutti i soldi spesi in virtù dei pregi che sono tutto: painting, sculpt, articolazioni, dettagli, è tutto davvero perfetto. I difetti, ragazzi, non ce ne sono, forse l'unico, proprio il pelo nell'uovo che voglio trovare, è il fatto che forse fatica un po' a reggersi in piedi con questa forma un po', diciamo, arrotondata dei piedi, ma comunque se avete una base si può inserire tranquillamente perché ha i fori sotto il piede. Comunque ripeto, i difetti sono praticamente nulli e in virtù di questo mi sento di dare un bel 9 e mezzo a questa figura, ragazzi. Dite quello che volete, dite che sono buono con i voti, non lo so, però comunque questo è il voto che mi sento di dare perché questa figura è praticamente perfetta ed è la migliore action figure di Darth Maul che esiste. Badate bene, action figure, ovviamente esisteranno statue e cose molto più grandi, ovviamente migliori di questa, però secondo me come action figure questa è imbattibile. Bene ragazzi, anche per oggi la nostra recensione finisce qui. Come sempre fatemi sapere le vostre opinioni con i commenti, mettete mi piace se il video vi è piaciuto ovviamente, e se volete fare proprio gli eroi condividete il video. Come al solito vi chiedo il favore di cliccare nel link del Big Bad Toy Store che trovate in descrizione come primo link. Bene ragazzi, non c'è altro da aggiungere, grazie per la visione. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ara e da Darth Maul. Come al solito, collezionate sempre! Come vedete è accompagnato da vari accessori e come sempre ci fu il... Dio!